Rav, per caso la connessione delle due linee è quando nel gruppo il mio intelletto, la mia sensazione mi sta dicendo qualcosa di negativo verso gli amici e allora io coscientemente faccio uno sforzo per amare gli amici e sopra la mia ragione, la mia sensazione, questo è il luogo della connessione delle due linee? Allora, Unendo queste due linee, quando la luce arriva dall'altra, non quando noi lo facciamo, lì dentro noi non abbiamo niente a parte di risvegliare la luce superiore, ossia essere pronti per questo, desiderando questo. E, diciamo, dopo tutta la nostra ricerca e tutti i nostri desideri e tutto il mio anelito, io comunque sono d'accordo di rimanere in questo stato nella forma in cui è. Con una grande mancanza da un lato e con sembrerebbe una completezza, una perfezione dall'altro lato, e allora in questa maniera io mi preparo per ricevere questa linea di mezzo. Questo è qualcosa e il suo opposto. No ancora siamo incapaci di esistere in questo però si, se possiamo enfatizzare questo, chiarire questo o, ognuno diciamo sta cercando per dieci anni e dopo dieci anni avanza possiamo avanzare in questa maniera ossia io sono disposto fino alla fine dei miei giorni di capire meno, di sentire meno con le emozioni e rimanere come una piccola formica, meno di tutti, semplicemente come un granello di sabbia. Io non voglio niente perché? Perché la grandezza del Creatore è sufficiente, ossia Lui è grande e mi sta controllando ed è sufficiente per me, questa conoscenza è sufficiente, anche se Lui è totalmente occulto per me, io sono disposto ad avere questo. E quindi uno passa attraverso la cruna dell'altro,